Grazie, buon pomeriggio. Io inizio da quella che è la condizione delle start-up. Le start-up sanno che devono cogliere l'incertezza come parte del mondiale, quindi ecco perché vedete che insieme ai testi di cui ci parlavo poco fa e la fase di customer development sono così importanti, sono quindi per loro una bussola sulle decisioni che serviranno poi per validare il prodotto che andranno a posizionare nel confronto dei clienti. Per fare questo però non tutte le metriche sono appropriate, devono avere determinate caratteristiche. Queste sono le caratteristiche essenziali, sono le tre. Partiamo con la prima. Actionable significa che le metriche devono correlare azioni specifiche, ripetibili, questo ovviamente riguarda ciò che l'utente compie nei confronti del prodotto, ad un risultato osservabile. Senza questo, senza questo match tra azione e risultato, non possiamo prendere delle decisioni. Un'altra caratteristica è quella di essere accessible, ovvero queste metriche devono stare in realtà semplici, di facile consultazione e accessibili a tutti coloro che devono prendere le decisioni sul prodotto. Terza caratteristica è quella di essere auditable, ovvero questi dati devono poter essere verificati e segmentati, quindi se ad esempio noi di solito creiamo dei report che sono settimanali, ma in un certo momento abbiamo bisogno di dati puntuali, dobbiamo ad esempio poterli scomporre, segmentare per giorno, per quello che ci fa più comodo. Tutto questo però dobbiamo sempre fare in maniera semplice. Le metriche sono valutazioni quantitative, ma il fulcro rimane comunque la persona, le persone, gli utenti e i loro comportamenti nei confronti del nostro prodotto. Quindi ecco che le metriche devono portarci dalle persone che stanno detenute, quindi le nostre verifiche quantitative possono dirci sì come sta andando un'azione che gli utenti fanno nei confronti del nostro prodotto, ma questo a volte non è abbastanza, noi dobbiamo sapere il perché e per questo dobbiamo andare comunque a quello certo. Un'altra cosa fondamentale è che se noi vogliamo rivolgere il nostro prodotto verso più segmenti di clientela, dobbiamo usare delle metriche dedicate per monitorare il loro comportamento, quindi una metrica per ogni tipo prima cosa, non dobbiamo aspettarci che gli utenti vengano da noi, questa è una cosa molto importante, soprattutto nelle prime fasi in cui stiamo mettendo sul mercato, sul test il nostro prodotto. Ad esempio, se la nostra comunicazione, la prima, quindi che loro conoscono il nostro prodotto, non è efficace, molto probabilmente abbandoneranno il nostro prodotto e inizieranno a utilizzare qualcosa di simile al nostro prodotto. Quindi, in quei momenti sta a noi essere bravi a monitorare dove è la fase di cambio di interesse, quindi raggiungere poi gli utenti per capire che cosa è lo scopo in quel momento. In sintesi però che cosa vogliamo monitorare con le metriche in queste fasi di test? Vogliamo monitorare le cose dalla giusta prospettiva, quindi la giusta prospettiva è quella degli utenti che stanno iniziando a utilizzare il nostro prodotto. In particolare vogliamo far sì che ci mettiamo in condizione di poter essere in grado di seguire tutto il ciclo di vita dell'utente, quindi dall'utente consapevole che non ci conosce, e poi a farlo diventare interessato e ancora a farlo diventare soddisfatto rispetto al nostro prodotto. Questo modello, queste 5 metriche, ci aiutano a fare proprio questo, quindi adesso le vediamo velocemente e andiamo ad approfondirne una per una. La prima, che è quella di acquisition, ci dice come l'utente ci trova, quindi utenti non conoscono il nostro prodotto, dobbiamo fare in modo che arrivino a fare la sua conoscenza. Activation, lo step successivo, è quello che ci dice se gli utenti hanno fatto una prima esperienza gratificante o meno con il nostro prodotto. La terza è la retention, che in questo caso ci dice se gli utenti ritornano a utilizzare il nostro prodotto. La quarta è revenue, quindi riguarda la parte di monetizzazione, quindi l'acquisto del prodotto da parte degli utenti. L'ultima referral che riguarda la condivisione dell'esperienza che gli utenti fanno nei confronti del nostro prodotto e che poi condividono con l'altro. Andiamo nei dettagli, quindi partiamo dalla prima metrica ed immaginiamo che il prodotto che noi stiamo sviluppando con questa startup sia un sito web. In questo caso quindi ci domandiamo come ci trovano gli utenti e quindi se stiamo parlando di un sito web monitoriamo la fase in cui gli utenti vengono a conoscenza dei servizi che le terranno sul nostro sito.
L'obiettivo in questa fase è quello di trasformare l'utente che non ci conosce in un prospect più interessato. Ecco, quindi perché in questo momento particolarmente importanti sono i canali, cioè i canali che fanno sì che gli utenti vengano convogliati verso il nostro prodotto. Questi canali devono avere tre caratteristiche fondamentali, quindi quella del campo con il traffico verso il nostro prodotto, un basso costo di gestione e delle altre performance. La seconda metrica è quella di activation, quindi qui l'utente già conosce, quindi sa più che altro che il prodotto esiste e quindi inizia a fare la sua prima esperienza con il nostro prodotto. Quindi l'obiettivo è quello di far conoscere il proprio offerto, quello che sentivamo negli interventi precedenti, quindi le caratteristiche fondamentali, distintive del nostro prodotto. Questo però deve avvenire il prima possibile. E questo momento è un momento molto delicato perché noi dobbiamo essere bravi a tenere in equilibrio due esigenze che fanno una in contrasto con l'altra, cioè un'esigenza di sintesi da parte del cliente che vorrebbe conoscere tutto e subito il nostro prodotto, contro invece la nostra esigenza di analisi nei confronti del cliente. Pensiamo ad esempio alla fase di registrazione che l'utente fa nei confronti del nostro sito, dove noi vorremmo prendere tutte le informazioni possibili per cercare di profilarlo. In questo momento dobbiamo raggiungere un compromesso che è delicato, quindi deve andare sia a noi ma anche all'utente che si sta preparando a visitare in dettaglio il nostro prodotto. Quindi questa fase è una fase molto delicata e appunto dobbiamo essere preparati con tutte le cose, quindi dobbiamo saper capire bene quali sono le fasi in cui stare l'attenzione dell'utente e del nostro prodotto. La terza fase è quella di connection, quindi l'utente ha conosciuto, quindi sa di cosa stiamo parlando del prodotto, viene e ritorna ad utilizzarlo. Quindi in questo caso noi andiamo a monitorare tutte quelle attività che sono ripetute in un determinato periodo di tempo. L'obiettivo qui è quello di creare un coinvolgimento verso la loro offerta. E questo lo possiamo fare come? Possiamo fare misurando l'utilizzo, che è un utilizzo però rappresentativo del nostro prodotto, quindi l'utilizzo delle funzionalità core, in questo caso del nostro sito. E possiamo anche stimolare l'utente a ritornare sul nostro sito tramite ad esempio delle domande, quindi penso ad un'email settimanale o periodica che inviti l'utente a ritornare a utilizzare il nostro prodotto. Se arriviamo qui significa che abbiamo già superato un bello scoglio, ovvero con la fase di retention e quella di information, quindi quelle precedenti, abbiamo già fatto un bello step di validazione, perché se l'utente ritorna a utilizzare il nostro prodotto significa che siamo andati incontro a quelle che sono le sue reali esigenze. Quindi l'utente arriva fino a questo step, l'obiettivo in questo momento, quindi parliamo di revenue, è quello di portare l'utente all'acquisto. E qui dove dobbiamo concentrarci? Dobbiamo concentrarci nel parlare con gli utenti che acquistano, quindi chiedergli come ad esempio ci hanno conosciuto, che cosa gli è piaciuto del nostro prodotto, soprattutto che cosa possiamo migliorare ancora. Se lo facciamo con gli utenti che acquistano, tanto più dobbiamo farlo con gli utenti che non acquistano, perché è proprio da loro che possiamo ricevere il feedback più importante. L'ultima fase è quella di referral, dove gli utenti hanno quindi fatto un'ampia conoscenza e utilizzo del nostro prodotto e ora sono pronti a condividere l'esperienza con gli altri. Quindi in questa fase il nostro obiettivo è quello di ottenere dagli utenti che hanno pagato incentivo all'utilizzo a loro volta di questo prodotto. Quindi in questo caso possiamo rivolgerci ai clienti, a quindi più affiliati, per ad esempio chiedergli di recensire il nostro prodotto in un blog oppure di condividere qual è la loro esperienza nei social network. Tutto questo quindi creerà una viralità, un endorsement positivo nei confronti del nostro prodotto e farà sì che il ciclo di vita dei clienti ricominci con altri possibili utenti che iniziano a visitare e quindi a conoscere il nostro prodotto. Concludo l'intervento con questo slogan che è Maximize Your Learning. Questo per noi è importante, dobbiamo ricordarci anche in questa fase dove andiamo a verificare continuamente quello che sta succedendo, ma questo perché comunque bisogniamo crescere quanto più possibile la nostra conoscenza del prodotto e di quello che gli utenti fanno nel prodotto del nostro prodotto. Tutto questo è